Allora, questo è il difetto che ha questo televisore. Potrebbe essere un indizio. Anche se lo mettiamo a schermo pieno, si vedono questi difetti trapezoidali dai lati. Vabbè, qua ci sono i chips. Allora, qui abbiamo la documentazione del televisore, compreso il service manual originale. Vediamo un pochettino. Allora, l'R91 è qua, trapezio. Qua poi ci sono gli altri, ampiezza est-ovest, qui c'è un altro, l'orizzonte, sono tutti qua. Io dovrei toccare l'R91. Devono essere queste esistenze variabili qui. Eccola qui l'R91 in questione. Eccola. L'R91, eccola qua. Correzione trapezio. Verticale. Ampiezza orizzontale. Quella in fondo non riesco a leggerla. Sono queste le cazzate che bisogna toccare. Boom. Il bello di Mival è che c'è scritto. Ah, eccolo qua l'orizzonte. Allora, io qua col computer ho messo in chiavetta un vecchio video che mi ero fatto anni fa, quando cercavo di riparare tutte queste vecchie televisioni con tubo catodico qua. E c'ho un vecchio monoscopio della Rai in 4/3. L'ho passato qua, vediamo se attraverso sto cazzo di decoder digitale terrestre riesco a fare le regolazioni. Ora lo andiamo a installare di là un attimo, vediamo un po'. L'abbiamo inserito, accendiamo qua il micro. Sì, funziona, ecco il vecchio cinescopio della Rai. Senta, questo qui lo registrai, non mi ricordo, gli anni fine agli 80, inizio 90. Vabbè raga, qua più di così io ho giunta con un video. Aspettate che abbasso sto cazzo di volume. Con un video così senza strumentazione, già grazie, questo televisore è vecchio. Eccola qua. Infatti anche le bande nere laterali rispetto prima sono belle dritte.